Nelle prossime settimane partirà il progetto europeo MIS, che è un acronimo di Microwave Squeezing with Superconducting Metamaterials. L'obiettivo del progetto è infatti lo sviluppo di dispositivi superconduttivi, quindi circuiti superconduttivi planari, per creare stati quantistici con certe proprietà. Possiamo immaginarci questi dispositivi come una lunga linea di trasmissione superconduttiva con certe proprietà, con un input e un output. All'input manderemo uno stato di luce, quindi un'onda elettromagnetica con una frequenza nelle microonde, quindi nell'ordine dei gigahertz, la quale viaggerà all'interno del dispositivo e, operando il dispositivo nella maniera corretta, all'output avremo due onde elettromagnetiche, quindi due stati di luce nelle microonde, che avranno una proprietà chiamata entanglement. Che cos'è l'entanglement? È una proprietà quantistica che correla due stati o due particelle, tale per cui se qualcosa cambia nella prima particella, qualcosa cambierà istantaneamente nella seconda. Per cosa possiamo utilizzare l'entanglement quantistico? Per esempio, nel campo delle telecomunicazioni possiamo rendere più sicura una comunicazione tra un individuo A e B utilizzando questi stati entanglati, in modo tale che se un individuo C sta spiando la telecomunicazione ce ne rendiamo conto subito. Un'altra applicazione che studieremo proprio nell'ambito del progetto MIS è quella del Distributed Quantum Sensing, che è un nuovo protocollo di misura che rende le nostre misure molto più precise. Per cui, per esempio, saremo in grado di studiare e investigare nuovi materiali superconduttivi. Il progetto MIS è un progetto europeo finanziato dal programma Horizon Europe e include 7 partner. Oltre a FBK, che coordina il progetto, ci sono altre 2 eccellenze italiane, l'Università di Milano Bicocca e l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, INRIM, a Torino. I partner internazionali sono l'Istituto NIL a Grenoble, Francia, l'Università Aalto in Finlandia, l'azienda francese Silent Waves e il NIST, National Institute of Standards and Technology, in Colorado, Stati Uniti.